Mi sento molto animale, quattro gambe, quattro ruote. Però sono un bello animale perché è un animale che guarda avanti la sua strada e corre come Schumacher. Meraviglioso. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso. Buonasera a tutti, buonasera, vi voglio presentare una persona che mi ha veramente colpito perché è uno fortissimo, si chiama Luigi, detto Gigi Guerra, buonasera Gigi, da Napoli, sì. Come città diciamo d'origine, però vive ormai sì. a Roma da 12 anni, 43 anni, fa parte del consiglio di amministrazione della comunità di Capodarco, sì. E quindi salutiamo Don Vinicio, tutti gli amici che abbiamo là, e poi però è anche clown per gioco, per aiutare i bambini, e poi questa storia ce la racconteremo, e tantissime altre cose. È un gran simpatico, lo scopriremo tra poco. Da quanti anni vai a Lourdes, Gigi? Io la prima volta che sono andato a Lourdes nel 77. 77, questo vuol dire che è un veterano. E vai un anno, e vai l'altro, chi ti incontra un anno? Adriano Celentano, a Lourdes. Abbiamo sì. Le immagini, abbiamo le prove. Ci racconta Salvatore Tomai. Gigi l'ho conosciuto nei primi anni 80. In un pellegrinaggio che andavamo a Lourdes con l'associazione Noi Tassi. Lui viene da una periferia nostra napoletana, da Torre dell'Annunziata. La sua famiglia vendeva le angurie, altri due fratelli disabili, uno non c'è più. Lui non vendeva le angurie, però usufruiva della vendita delle angurie perché rubava i soldi al cassetto. Poi pagava un ragazzino per farsi spingere sulla carrozzina, che all'epoca non era una carrozzina elettrica, e quindi andava in giro per il suo paese a comprare, a donare, perché è sempre stato di cuore nobile. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Sono circa 30 anni che Gigi viaggiamo insieme, andiamo a Lourdes. Avere più risorse senza di te. E andiamo nella stessa stanza per farci compagnia. Di norma va un ragazzo inabile con un ragazzo abile. Là è difficoltoso capire chi è l'abile tra i due. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Gigi, come definirlo? Un antidepressivo. Gigi è vita. Gigi, cioè, se tu pensi a Gigi, pensi ridi, non pensi a Gigi, dici poverino, sta in carrozzina. Poverino non l'ho mai pensato con compassione. Un applauso a Gigi e anche ad Adriano Celentano. Quello fu uno straordinario, storico concerto che Adriano Celentano ha tenuto a Lourdes con Gianni Morandi e tutta la nazionale cantanti. Sì. Veramente una cosa unica nella sì. storia della musica, e tu c'eri. Veterano di Lourdes, c'eri. Allora, la prima domanda, Gigi, è questa. La tua malattia qual è? L'atrofia muscolare spinale. Ecco, concretamente, no, parole molto semplici, che cosa vuol dire? Cosa ti comporta? E praticamente mi porta a avere sempre
i muscoli molto deboli, anche adesso è un periodo che la testa non la riesco più a controllare. Controllare tanto. Sì. Questa posizione che tu hai, no? Tu sei su questa carrozzina seduto in un modo che per te è molto comodo, per molti non lo sarebbe. Tu mi dici no, è la posizione per me più comoda, per quale motivo? Ma è una hai le gambe così, insomma, messe all'indiana. È una posizione che ho preso da piccolo e cambiare posizione adesso non ce la potrei fare. Ti verrebbe più difficile. E anche un fascino della mia disabilità questo. Un fascino? Sì. Perché? Perché tutti si possono domandare, ma come fa? Faccio. Come fa? Faccio. Ma come caspitina fa a stare così, no? Io me lo sono domandato, eh. Io me lo sono domandato. Non... Avevo un po' di pudore a dirtelo, però ma come fa? Come fa? Come faccio, fa? Faccio. E perché poi la disabilità, no? Bisogna dire che sì, disabile per certe cose, però magari abilissimo per altre. È vero però che da ragazzo, quando eri ragazzo, e beh, insomma, ti sei sentito molte volte l'ultimo, o ti hanno fatto sentire l'ultimo? Sì, 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 su questo sì, però la forza di volontà sono arrivato sempre ad essere il primo. Poi. Però mi fai capire, perché serve, no? A tutti quanti, sì. Capire come comportarci in certe situazioni. Allora vorrei capire quando ti sei sentito trattato o quando sei sentito ultimo, insomma, o limitato, o ghettizzato, o messo all'angolo. E da chi? La cosa che ti posso dire che mi ha fatto veramente stare alle volte male perché pensavo di non farcela, che pensavo magari di cadere e non rialzarmi, di fallire nella vita, di fallire, e quella cosa che tante sono le cose, però poi mi viene più da dirti che avere tanta forza di superare l'ho trovata tramite una persona che mi ha dato tanto nella vita. Chi è? È la mia mamma. La mia mamma che a maggio scorso se n'è andata perché aveva l'età di 84 anni e il Signore l'ha voluto vicino a lui. Però la forza di una mamma che ha donato tanto per i suoi figli. E la grinta me l'ha dato lei e io veramente vivo nella sua immagine e nella sua forza di Gigi di... Ricordi quello che ti diceva tua mamma, cioè la frase che tua mamma mi diceva sempre di guardare avanti perché davanti a noi ci sta veramente chi ha più bisogno di noi e ognuno di noi può fare qualcosa per gli altri. E lei mi diceva, tu puoi dare tanto agli altri. Ecco, questo insegnamento che Gigi ha preso dalla mamma l'ha veramente incamerato, perché intanto, ve l'ho detto, è entrato nel consiglio di amministrazione di un'importantissima comunità come quella di Capodarco. Sì. Ha il suo lavoro, gira il mondo, no? Quando tu hai le tue vacanze, dove sei stato in giro per il mondo? In varie parti del mondo. Facciamo prima a dire dove non sei stato, che dove sei stato. Sono stato gira due volte a Rio, in Brasile. In Brasile. Sono stato a girare un poco... L'Olanda, insomma, varie parti d'Italia. E però questa cosa, ricordati degli altri, di quelli che possono avere bisogno di te, e se l'è ricordata Gigi. Siccome è un uomo simpatico, è un ragazzo simpatico, ha cercato di ricordarsi questa cosa per far ridere. E allora a casa di Gigi c'è sempre
un naso rosso da clown e dei grandi, grandissimi